Ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, buon 2024. Allora, iniziamo subito col botto. L'Inter è fallita, l'Inter è radiata, perché nessuno più parla della situazione finanziaria dell'Inter. Oppure, come dice qualche canale interista, o pseudo, perché mi sembra, come dicono tutti, che sia più verso il Piemonte Calcio che non verso l'Inter, l'Inter è già stata ceduta. Ecco, di tutto questo non è vero un cazzo. Però, stranamente, ci avviciniamo alla ripresa del campionato e spariscono tutte queste notizie, forse perché l'Inter ha pareggiato a Genova. E questa è la cosa veramente più assurda di quello che è il mondo calcio attualmente. Comunque, ragazzi, un buon 2024 a tutti, con un ottimo ricordo, perché ci siamo addormentati dopo il Capodanno 2023, noi tifosi interisti, con quel sapore dolce delle vittorie, delle soddisfazioni che la squadra, il mister, la dirigenza, la proprietà ci hanno dato nel 2023. Due coppe, una finale di Coppa Campioni, 5 derby vinti, una rincorsa in campionato con i suoi passi falsi, per carità, ma che ci ha portato ad arrivare dietro al Napoli. Un inizio di campionato dove ci vede in vetta al campionato di Serie A, agli ottavi di finale di Champions. L'unico passo falso forse è l'uscita dalla Coppa Italia, però comunque se non è che siamo usciti col pizzichettone. E come dicono tutti, il problema dell'Inter rispetto al Piemonte Calcio non è nient'altro che il maggior numero di partite da giocare di qui alla fine della stagione, e questo potrebbe influire. Ora vedremo se fra Salernitana e Frosinone riusciranno a dare una mano ulteriore alla Juventus, ovvero farla uscire dalla Coppa Italia, di modo che mister Made in Livorno potrà alzare l'asticella e arrivare a dire: no, ma noi ci giochiamo lo scudetto. Perché continua a dire, nonostante sia a una partita dal giro di boa a due punti dalla vetta, continua a dire che il suo obiettivo è mettere distanza dalla quinta in classifica, perché vogliono il quarto posto. Non vogliono assolutamente il quarto posto, loro vogliono arrivare a vincere lo scudetto come tutte le squadre che iniziano il campionato. Perché, ragazzi, è assurdo che una squadra inizi il campionato senza puntare all'obiettivo maggiore, a parte le neopromosse o le squadre che sanno benissimo che il loro obiettivo è la salvezza. Però sarebbe come dire a una squadra che punta alla salvezza: noi puntiamo ad arrivare quart'ultimi. No, te punti ad arrivare l'ultima squadra che si salva, e le squadre che puntano all'alta classifica non puntano ad arrivare in Champions League, puntano a vincere lo scudetto. Poi è ovvio che se una squadra non è attrezzata per vincere lo scudetto e arriva in Champions, ha fatto il suo. Però lasciamo correre, perché le parole di Acerbi sono state subito strumentalizzate a dire: siamo vecchi, abbiamo i parametri zero, che non vuol dire un cazzo. Perché, ragazzi, aver preso Acerbi quasi a parametro zero, aver preso Mkhitaryan a parametro zero, Onana, cioè sono colpi di mercato, perché il mercato di ora passa anche dai parametri zero. Poi è ovvio che se mi dite abbiamo preso a parametro zero Sanchez, mi dite abbiamo fatto un'operazione di cacca. Però forse eravamo anche consapevoli che diversamente non ci si poteva muovere, e facevamo un'operazione di cacca, innegabile la cosa. Quindi, ragazzi, cosa dire, auguroni di nuovo. Sarà un 2024 che ci porterà finalmente a toglierci dalle spalle tantissime voci che circolano intorno alla nostra benamata, perché è innegabile che maggio sarà un punto di passaggio storico nella storia dell'Inter, perché o verrà fatto il rifinanziamento o verrà rimborsato il finanziamento o passeremo a Octree. Il passaggio di proprietà successivo ed eventuale al rimborso di Octree ne parleremo dopo, perché è innegabile che da lì si passa. E quello che ci auguriamo tutti gli amanti dell'Inter e i difensori dell'Inter è che il prossimo proprietario dell'Inter, se ci sarà, lo scelga la famiglia Zanna, non che succeda come al Milan, dove
c'è l'escussione del pegno e dove poi il proprietario successivo non è scelto per il bene dell'Inter, ma è scelto per una pura e mera operazione di mercato finanziario. Perché ricordiamoci il passaggio da Moratti a Toir, quanto fu doloroso a livello sportivo. E lì non perché c'era un passaggio da fare velocemente per cercare di rientrare dei capitali, perché non era nell'interesse del proprietario avere l'Inter, cosa che succederebbe nel caso di escussione del pegno, perché Oaktree ha sborsato 275 milioni di euro, questi 275 milioni di euro devono rientrare velocemente nelle casse della società finanziaria, perché il lavoro che fa Oaktree è quello puramente di prestare soldi a chi è in difficoltà, prendere gli interessi e ritornare a investire, vedersi rimborsato il capitale con gli interessi e ritornare a investire i soldi in un'operazione ancora più remunerosa. Però il problema di fondo, che vi dicevo, è il passaggio Moratti-Toir, dove abbiamo visto che finire in mano a una persona che non ne sa niente di gestione di una società di calcio, poi la cosa è problematica. È vero che chi acquisirà l'Inter, se ci sarà una nuova acquisizione dell'Inter, sarà una persona, una società, un ente che troverà una struttura già pronta, rodata, che viene da anni di difficoltà, che è riuscita a lavorare bene con poche risorse e quindi vari rinnovi di Marotta, Ausilio, Antonello, Faccin chiaramente sono segno di una continuità aziendale che servirà nei prossimi anni, perché sono persone che sanno come ci si muove in questo mondo che è diventato sempre più difficile. Quindi ragazzi, auguriamoci di arrivare alla svelta a maggio per due motivi: la speranza di alzare nuovi trofei e con la conclusione di questo tormentone che è veramente anche un po' stufato, anche perché così per magia i famosi 800 milioni di euro di debiti diventerebbero i reali 400 milioni, senza più lasciare ai vari giornalisti radiati piuttosto che testate giornalistiche il giochino di farci conti in tasca, mettendo, come si dice in toscana, mescolando le pere con le banane. Ragazzi, buona giornata a tutti e ci vediamo al prossimo video.